Nel Roero ci sono 23 comuni, stiamo studiando iniziative nuove in campo ambientale da proporre ai comuni, in primis che sono quelli che possono dettare le norme, possono dettare un cambiamento che sia un miglioramento. E allora tra le varie idee c'è quella di proibire l'uso dei diserbanti chimici in tutto il territorio, ed è una norma non di facile introduzione perché richiede un cambiamento profondo di mentalità, ma è già nell'aria. Questo ha mille aspetti positivi, quello di cambiare il paesaggio soprattutto nel momento dell'uso, perché un campo, un vigneto in cui sia stato usato un diserbante ha un aspetto che non piace a nessuno e quindi non possiamo offrire nulla di turistico, e su questo, a questo noi crediamo. E poi in generale un miglioramento dell'aspetto e in prospettiva futura dell'habitat, del terreno, della composizione del terreno. Qui siamo esattamente a Sant'Anna di Monte Roero, dove è nato il Roero Arnese, ma il Roero Rosso è la nostra chicca importante per questo territorio, infatti porta il nome del territorio, Roero, e Nebbiolo in purezza. Abbiamo il Roero 22 mesi e il Roero Riserva 32 mesi. Dopo alcuni anni prende quel colore, come d'altra parte tutti i nebbioli, un po' di mattone, invecchia, è un vino molto attivo e si sposa molto bene con le carni rosse. Ci troviamo nell'Enoteca regionale del Roero e dopo il Covid siamo pronti a ripartire, specialmente a settembre, con tutta una serie di iniziative che vogliono andare a ripotenziare il posizionamento del brand del Roero e soprattutto quello dell'Enoteca. Ancora un'altra piccola norma che sintetizziamo in questo modo. Dobbiamo proibire, dato che ormai la coltivazione sono meccaniche al 99,9%, la necessità di spianare le colline, perché i trattori, i grandi mezzi agricoli preferiscono lavorare in pianura o a pendenze inferiori. Allora proibiamo, perché abbassare una collina anche soltanto di 3 metri è una variazione del microclima ed è una variazione del paesaggio. È una cultura che stiamo instaurando, che credo non sia soltanto di questa zona, ma che può dare degli effetti benefici. Poi c'è Roero Bianco, che è Roero Arnese, qui dove è nato esattamente, il Roero Arnese. È un po' il cavallo di battaglia qui del Roero, è un'uva trovata rara negli antichi anni addietro, l'abbiamo scoperta a fine anni 60, inizio 70, dove si faceva dolce. Da allora abbiamo sperimentato a farlo secco. Oggi i migliori ristoranti e enoteche del mondo lo propongono e viene importato. Al punto tale che abbiamo voluto fare una riserva di questo Roero Arnese, noi addirittura usiamo con un Roero Arnese dopo 7 anni, lo chiamiamo 7 anni.